Benvenuti e bentornati da Riccardo Borgio con questa nostra nuova puntata di Sport Academy, dove andiamo ad affrontare tutti i temi legati appunto allo sport anche in questo momento di emergenza coronavirus. Abbiamo visto in queste settimane i campionati ormai sono fermi e si discute sulla ripresa sia degli allenamenti sia chiaramente delle competizioni italiane ed europee, ma dietro al calcio, dietro ai giocatori ci sono molti addetti ai lavori, tra lo staff interno, massaggiatori, una serie di persone legate al mondo dello sport e una categoria di queste è il ruolo del telecronista sportivo. Abbiamo sentito le loro voci che ci raccontano le gesta dei campioni sia in radio che in televisione e oggi parliamo proprio di questo aspetto, di questa figura e abbiamo in collegamento Skype proprio un telecronista sportivo, la voce della Roma, Carlo Zampa. Buonasera. Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti. Ecco Carlo, partiamo intanto da te, dalla tua carriera. Ecco, come nasce Carlo Zampa, telecronista sportiva, in poche parole e soprattutto la tua passione per i colori giallorossi? Beh, la passione chiaramente mi è stata trasmessa da mio padre. Mio padre giocava nell'Amater, che era un'antica squadra di Roma con Fulvio Bernardini. E quindi insomma puoi ben immaginare l'attaccamento verso i colori giallorossi che ha trasmesso mio padre sia a me che a mio fratello. Poi insomma per me è stata una passione che ho portato avanti da sempre e ho avuto la possibilità e la fortuna di fare di una passione un lavoro. E io da semplice poi abbonato per tanti anni, abbonato in curva, avevo la tessera della Junior Club, che era una tessera all'epoca di Anzalone che dava la possibilità ai ragazzi sotto i 13 anni di poter prendere il biglietto, comprare il biglietto con 500 lire. E quindi per tanti anni sono stato abbonato in curva, poi sono passato praticamente in Tribuna Tevere, però ho sempre avuto la grande passione per la radiocronaca, perché comunque all'epoca si potevano seguire le partite soltanto attraverso la voce dei grandi radiocronisti nazionali come Ciotti, Ameri, in modo particolare. E io talmente tanta era la passione che andavo allo stadio, quando andavo in tribuna e mi portavo un registratore, un piccolo registratore proprio per fare la cronaca della partita. Quindi mi facevo la cronaca partita da solo. E quindi poi ho avuto la possibilità nel tempo di poter iniziare a lavorare per le emittenti private a Roma e da là, insomma, diciamo che ci sono state varie opportunità e occasioni per poter poi continuare ed arrivare poi a quella che io considero una sorta di premio alla carriera quando ho lavorato per 11 anni con Mediaset Premium. Ecco, parlando proprio della nascita della radiocronaca, nei cambiamenti sostanzialmente di come è cambiato il tuo lavoro. Prima si ascoltavano solo le grandi voci in radio, le persone sentivano solo il secondo tempo, quindi nemmeno tutta la partita. Ecco, com'è stata l'evoluzione di questo lavoro passato dalla radio e poi alla TV? Ma sai, fondamentalmente rimane sempre lo stesso. Ora è chiaro che dipende da dove tu poi trasmetti, cioè se lo fai in Rai è chiaro che devi avere un atteggiamento molto più distaccato, se vogliamo, istituzionale. Io ho avuto la possibilità di iniziare nelle emittenti private, quindi è chiaro che nelle emittenti locali tu ti rivolgevi esclusivamente ad un pubblico di tifosi che ascoltavano la radiocronaca, in questo caso della Roma, e quindi da tifoso della Roma, atti ai tifosi della Roma, si cercava in qualche modo di far vivere in modo particolare questa partita, cercando sempre comunque di mantenere l'obiettività, anche se poi l'obiettività al 100% non ce l'ha nessuno. Quindi non è che non ce l'hanno soltanto quelli che fanno, diciamo così, i cronisti tifosi, non ce l'hanno proprio tutti, non esiste l'obiettività al 100%. Però è chiaro che il poter comunque dire, il potersi far riconoscere come tifoso di questa o di quella squadra, secondo me aumentava la credibilità, perché poi anche eventuali critiche che venivano fatte erano critiche che nascevano più che altro dalla passione e dall'amore che si aveva verso comunque una squadra e non erano, diciamo, critiche o attacchi precostituiti. Ed era questo secondo me importante. Poi di fatto, dicevo, è rimasto un po' lo stesso. Adesso c'è la possibilità per chi fa la radiocronaca di poter avere anche l'appoggio, l'ausilio del commento tecnico e quindi con persone, ex giocatori fondamentalmente, insomma, no? Che adesso si mettono a fare, sono un po' i commentatori tecnici delle varie emittenti. E prima non c'era, insomma, è chiaro che può essere diverso soltanto questo, ma poi per il resto rimane tutto uguale, si basa
molto naturalmente sulla professionalità, sulla bravura del cronista nel cercare di far vedere una partita a chi poi non la sta vedendo in quel momento e la sta soltanto ascoltando, perché poi c'è da fare un po' di distinzione tra radiocronaca e telecronaca, che sono due cose completamente diverse. Certo, anche perché comunque in radiocronaca il telecronista doveva essere appunto gli occhi del tifoso che stava seguendo la partita e quindi guidarlo sostanzialmente lungo la partita. Esattamente, insomma, cioè, tu dovevi far vedere una partita a chi ti stava soltanto ascoltando e quindi dovevi cercare di farlo partecipare al 100%. La telecronaca è diversa perché comunque tu hai le immagini, quindi non puoi, devi cercare di non avere lo stesso ritmo che hai in radiocronaca perché diventa poi troppo, diciamo, troppo pressante come ritmo. Deve essere invece la voce d'accompagnamento a quelle che sono le immagini perché tutti stanno vedendo in quel momento quello che sta accadendo. Quindi non soltanto a quel punto dare una descrizione di quello che si vede, ma anche magari dare delle interpretazioni, insomma, anche da un punto di vista tattico e quindi cercare un po' di aumentare, insomma, il contributo che si dà alle immagini, che però sono la cosa più importante, la cosa principale. Ecco, ti abbiamo sentito nelle radiocronache, nelle telecronache, insomma, hai uno stile che si caratterizza, ecco, ti si riconosce subito sostanzialmente. Come nasce questo stile? I soprannomi, soprattutto chiaramente ai giocatori della Roma, è un po' naturale o viene anche da uno studio? No, no, viene tutto assolutamente naturale. Poi è chiaro che per quello che riguarda, diciamo così, lo stile, io sono sempre stato affascinato dai brasiliani nella descrizione delle partite, quindi quel loro modo proprio di coinvolgere il pubblico, di essere descrittivi, ma di essere così passionali, ma insomma, mi ha sempre attratto, mi ha sempre affascinato, quindi in qualche modo, diciamo così, mi sono un po' ispirato a loro. Poi per il resto l'ho personalizzata, insomma, l'ho personalizzata, l'ho fatta a modo mio, l'ho fatta da appassionato e da tifoso, in questo caso naturalmente della Roma, che ha avuto la possibilità e la fortuna di poter andare a raccontare le partite ad altri tifosi della Roma. Per il resto, il dare i soprannomi è una cosa assolutamente naturale, che è tipicamente romana, perché insomma, io ricordo papà, ecco, mio padre, che lui da romano di 9 generazioni di Trasteverino, beh, lui veramente da vecchio romano dava soprannomi a tutti. Era un modo, ed è un modo secondo me proprio tipicamente romano, quello, ma anche un modo affettivo, ecco, di potersi relazionare con le persone proprio a cui magari si vuole bene, e quindi si dà comunque un soprannome. Ed erano soprannomi che mi venivano comunque così spontanei al momento, non era preparato assolutamente nulla, fatto sai che poi non a tutti poi l'ho dato soltanto a quelli che in quel momento lì, magari durante la partita un qualcosa mi ispirava e quindi. E da lì sono nati dei soprannomi, alcuni poi sono rimasti, insomma, sono rimasti nel tempo. Ti dico soltanto, sempre Damiano Tommasi, che lo chiamavo l'anima grande della Roma. Lui adesso, oltre che essere un dirigente sportivo, un dirigente dell'associazione calciatori, lui esporta anche vini e ha dato il nome di un vino, un'etichetta di un vino di un Valpolicella, proprio ha dato il nome di Anima Candida, perché è il nome a cui lui è rimasto comunque legato ed è un soprannome che lo ha accompagnato in tutta quanta la sua carriera, insomma, mi ha fatto un regalo enorme, mi ha dato un Assolutamente, pizzico. anche una soddisfazione, insomma. Certo. Assolutamente sì, mi ha dato quasi un pizzico di immortalità. Ecco, passando alla tua, insomma, lunga carriera, ecco, ci sono dei momenti particolari che vuoi dirci, tralasciando magari quelli più iconici come il commento della partita dello scudetto di Roma-Parma o il rapporto con Francesco Totti. Ecco, magari delle chicche che ci puoi raccontare. Ma guarda, è chiaro che sono tante, perché insomma sono 35 anni di, se vogliamo così, di carriera da cronista, insomma di episodi ce n'ho veramente tanti. Poi è normale, ecco, ricordo la prima cronaca, quella che ho fatto in casa nella partita contro il Como, e per una settimana quasi non ho dormito, insomma, per l'emozione, perché per me era un sogno, veramente era coronare un po' un sogno quello di andare allo stadio e fare la cronaca della partita della Roma. Poi ce ne sono tante, tante partite, detto quella dello scudetto, insomma, sicuramente, ma magari anche tra quelle più recenti, quella della vittoria 3-0sul Barcellona, quasi il sogno di arrivare in finale di Champions League. Per me sarebbe stata veramente la chiusura di un cerchio, perché sapevo già che sarebbe stato l'ultimo anno di cronaca a Mediaset Premium, che ormai era avviata la chiusura, e
Insomma, riuscire magari proprio ad arrivare fino alla finale di Champions League sarebbe stato veramente un raggiungimento anche lì di un sogno, visto e considerato che ero riuscito a vincere lo scudetto da tifoso, da cronista e da speaker della Roma. Insomma, riuscire poi ad arrivarci pure come cronista magari di una Roma in finale di Champions sarebbe stato veramente il massimo. Anche perché comunque sei partito da appunto cronista dello stadio, sappiamo che agli inizi non eri nemmeno retribuito, quindi era No, solo neanche legato alla dopo. passione. Ma neanche dopo, io non sono mai stato retribuito. Ma no, ma era giusto così, perché non esisteva, insomma. Questo è un rapporto che avevo diretto con col presidente Franco Sensi, che aveva, secondo me, avuto un'intuizione geniale, insomma, una delle tante che poi ha avuto durante la sua vita di imprenditore e chiaramente anche di presidente della Roma, perché non voleva più lo speaker che c'era Olimpico, che era un dipendente del CONI. Che poi tra l'altro era anche tifoso della Lazio, quindi spesso e volentieri lui storpiava proprio i nomi apposta dei giocatori della Roma. Sa, Franco Sensi era uno abbastanza fumantino, quindi era arrivato a un certo punto che non voleva più lo speaker, quindi ha deciso di cambiare, quindi ha chiesto un po' dei consigli e poi sono arrivati comunque a chiamarmi e a offrirmi, a darmi questa possibilità, questa opportunità, che insomma è stata veramente anche lì qualcosa di straordinario. E anche lì siamo stati un po' i primi in assoluto, perché quello che ha fatto la Roma come pubblico della Roma durante la presentazione non l'aveva fatto nessuno e non lo faceva nessuno. E quindi, sai, all'inizio è stato anche un po' molto, anzi, molto criticata il mio modo così di presentare, ma poi adesso lo stanno facendo tutti, e questo per me è un altro motivo di grande soddisfazione. Certo, anche perché sei stato un po' attraverso la Roma, ecco, il precursore di questa poi moda che è andata a spargersi per tutti gli stadi d'Italia. Ecco, diciamo che questo rapporto però è terminato un po' in maniera brusca. Ricordiamo, insomma, il match di Roma-Juve, te la devo fare, ecco, questa domanda. No, no, assolutamente sì, assolutamente vero, tutto vero. Quella partita lì era dalla parte quella Roma-Juventus di più di 10 anni fa, 15 anni fa ormai, insomma, quella gara. E tra l'altro una gara che finì nell'inchiesta di Calciopoli, perché era una gara palesemente truccata, insomma, quella vittoria della Juventus 2-1 con Racalbuto che era l'arbitro, Pisacreta che era il guardaline, sono stati radiati tutti quanti, insomma. E era la prima partita in maglia juventina dei tre che erano passati dalla Roma alla Juventus, quindi di capello fondamentalmente di Emerson e poi di Zebina. E lì fu una mia decisione quella di non citarli durante la presentazione, insomma, lì, apri di cielo, insomma, è successo veramente di tutto. E lì è nato poi praticamente il mio esonero a fine stagione, anche se poi è un esonero che io ho saputo solo e esclusivamente leggendo i giornali, perché nessuno me lo ha mai comunicato ufficialmente. Ripeto, poi non avevo nessun tipo di contratto, non prendevo soldi perché era giusto comunque chiaramente così, e quindi c'è stato un allontanamento fatto in quella maniera. Avrei preferito quantomeno, se qualcuno mi avesse mai chiamato, non Franco Sensi, perché ormai Franco Sensi era purtroppo non più in condizione, insomma la società era ormai in mano alla figlia, ma nessuno mi ha mai chiamato, nessuno mi ha mai detto niente, ho saputo tutto quanto attraverso i giornali. Ecco, poi diciamo dopo questo episodio sei ripassato alle radio sportive e hai iniziato poi la tua nuova, diciamo, carriera, tra virgolette, in TV con le telecronache. Ecco, negli anni poi com'è cambiato anche tutt'oggi? Com'è cambiato il raccontare una partita rispetto al passato? Anche perché ci sono vari commenti, varie telecamere, insomma è un po' cambiato il mondo del calcio anche su questo. Ma diciamo che da questo punto di vista si è più agevolati, perché ecco, hai detto bene tu, insomma ci sono varie telecamere, quindi la possibilità di poter rivedere anche le azioni. Ecco, calcola che quando ho iniziato io non avevamo neanche la possibilità di poter rivedere le azioni, quindi insomma si andava veramente lì all'impronta e basta. Adesso invece c'era la possibilità, e poi dal momento in cui ho iniziato con Mediaset avevo naturalmente il monitor, avevo un tecnico vicino a me, cosa che... a cui non ero veramente abituato, perché io facevo tutto quanto da solo. All'epoca si faceva col telefono normale le partite, il telefono proprio di casa. Poi ho iniziato con i primi telefonini, ma non c'avevo nessuno, insomma, in grado di potermi anche aiutare da un punto di vista tecnico. Dovevamo fare un po' tutto quanto, tutto da soli.
E adesso magari è molto più facile, certo, perché hai anche da un punto di vista tecnologico, hai un supporto decisamente, decisamente migliore. Però ripeto, per quello che riguarda la narrazione, secondo me, della partita non cambia nulla, insomma, rimane così. Magari cambia un po' il calcio, che è diventato un calcio molto più tattico rispetto a prima, quindi il poter comunque dare delle interpretazioni da questo punto di vista sicuramente sicuramente c'è. Ecco, io per esempio mi sono sempre visto più come radiocronista piuttosto che come telecronista. Fatto sta che tante volte io, da meglio, no, tante volte continuavo a fare le telecronache, ma mantenendo un po' il ritmo della radio, perché poi la cosa che mi veniva spontanea, cioè non riuscivo ad avere quelle pause che invece un telecronista può e deve avere anche durante la gara, perché, ripeto, ci sono le immagini, cosa che invece non può avere un radiocronista, perché se il radiocronista rimane zitto anche per 2 secondi diventa un'eternità, perché sembra quasi Certo. che si sia interrotto il collegamento. E quindi però avere avuto, sai, per tanti anni questo tipo di esperienza e anche di coinvolgimento, perché per me rimaneva sempre un grande coinvolgimento ogni volta che vedevo la partita, e quindi la voglia chiaramente di raccontarla era talmente tanta e di viverla fino alla fine era talmente tanta, per cui cercavo sempre di mantenere comunque un ritmo abbastanza pressante. Anche perché comunque negli anni è cambiato tanto. Mi ricordo, ecco, un aneddoto che hai detto, che le prime partite che commentavi, insomma, utilizzavi addirittura i gettoni del Vero. telefono, o avevi addirittura chiesto a una signora, se non sbaglio, di un balcone per vedere l'Olimpico da. Quello fu a Pisa, perché a Pisa c'era il presidente Anconetani che non ci dava la possibilità di poter entrare, perché calcola sempre che i primi anni, poi per poter accedere naturalmente alle tribune stampa, bisognava avere il tesserino professionale. È chiaro che il tesserino professionale tu riesci ad averlo soltanto se cominci a lavorare. Iniziare a lavorare vuol dire non avere il tesserino professionale, e quindi si cercavano sempre mille escamotage per poter entrare in tribuna stampa. Insomma, ci si riusciva al 99% delle volte, però capitavano in alcuni campi, in alcuni stadi, in alcune città, Pisa direi in modo particolare, dove Anconetani era uno che ci conosceva e sapeva bene e non ci faceva assolutamente entrare. E c'era una signora che di fronte aveva un balcone che dava direttamente sullo stadio e affittava la linea telefonica per 50.000 lire all'epoca, quindi si davano 50.000 lire e lei ti dava la linea telefonica, e quindi dal balcone della signora, di casa della signora, si faceva magari la cronaca, quindi col telefono normale, ma insomma ci si inventava di tutto pur di portare comunque a casa il servizio. Assolutamente, assolutamente. Ecco, parlando invece del calcio giocato, della tua esperienza, sempre riguardo alla tecnologia, ecco, negli ultimi anni c'è stata un'irruzione, insomma, con la VAR, le varie anche polemiche un po' smentite e assopite da questa tecnologia. Ecco, che ne pensi, insomma, di questa introduzione nel calcio che è arrivato quasi per ultimo, rispetto ad altri sport come il tennis o il rugby, che erano già presenti da anni? Assolutamente favorevole. Noi purtroppo, ecco, noi come calcio arriviamo sempre però più tardi rispetto agli altri, cioè nel momento in cui c'è la tecnologia è giusto usarla, insomma, che non deve andare comunque a scapito del gioco, della bellezza, dello spettacolo, no, deve coadiuvare chiaramente il lavoro di un arbitro, ma non solo, ma insomma diciamo di una terna arbitrale, perché poi ci sono sempre in tre, c'è cioè l'arbitro in mezzo, ma insomma chiaramente ci sono anche i guardaline, cioè dare la possibilità anche a loro, visto che poi si è velocizzato comunque il gioco del calcio, non è più come una volta. Se tu oggi vai a rivedere le partite dello scudetto della Roma dell'82-83, sembrano partite alla moviola rispetto a quelle che sono le partite di oggi. Quindi si è tutto velocizzato, e quindi devi in qualche modo anche dare la possibilità all'arbitro di poter essere aiutato, insomma, in questo caso dalla tecnologia. Hanno fatto la goal line technology, quindi è giusto adesso con la VAR, anche se poi ci sono adesso degli accorgimenti, e anche lì nel protocollo rimane ancora talvolta l'interpretazione. L'interpretazione non ci deve essere, ci vogliono regole abbastanza semplici, chiare e precise, in modo tale che l'arbitro possa poi decidere con un'assoluta tranquillità. Gli errori li fanno tutti, però adesso con la VAR c'è la possibilità di poter tornare indietro e di poter prendere le decisioni quelle esatte. Ci fosse stata la VAR, il famoso Juventus Roma del gol di Turone, la Roma probabilmente avrebbe vinto lo scudetto, insomma. Dico pure che se ci fosse stata la VAR, proprio quando ricordavo la partita quella col Barcellona con il gol nel 3-0 di Manolas, nella partita quella successiva con Liverpool, con la VAR, la Roma probabilmente sarebbe arrivata anche in finale. Adesso c'è la possibilità per tutti, e meno male, insomma, meno male che adesso si può comunque utilizzare.
Certo, l'evoluzione fa comunque sempre bene. Ecco, in chiusura, Carlo, ti chiedo chiaramente, secondo la tua lunga esperienza, dei consigli magari a quei ragazzi che si vogliono avvicinare al tuo mestiere, che hanno come te una passione per i colori giallorossi o comunque per un'altra squadra e vogliono avvicinarsi appunto a questo mestiere. L'importante è avere comunque grande passione. Ecco, questo sì, la grande passione ci vuole in assoluto. L'amore, naturalmente, in questo caso per lo sport, per il calcio, al di là di quelle che possono essere chiaramente che può essere il tifo per una o per un'altra squadra, ma insomma, avere comunque grande amore e grande passione. Poi è normale, un conto fare il giornalista proprio sportivo in sé per sé, quindi il giornalista di carta stampata, un conto fare il cronista. Non è facile, nel senso che comunque devi avere la possibilità poi di poterti anche esprimere e cimentare in quello che può essere la tua, diciamo, passione proprio di cronista. Noi abbiamo avuto, dico noi, dico quelle della mia generazione, quelli che hanno cominciato con me, hanno avuto ovviamente la possibilità di poterlo fare perché all'epoca iniziavano proprio queste, le prime emittenti locali e quindi era una cosa totalmente nuova. Adesso un po' tra mille divieti è difficile fare qualunque cosa perché come ben sai ormai si vendono i diritti su qualunque piattaforma. Non esiste più, cioè qui tampoco neanche se uno se lo fa da casa si riesce a fare, insomma. E quindi non è certo facile. Però continuare, cioè credere e perseverare in questo. Cioè se la passione è talmente grande è giusto continuare e prima o poi la possibilità, detto, di avere anche un po' un pizzico di fortuna. Io l'ho avuta, ringrazio Dio naturalmente per questo, perché di avere la possibilità poi di poter iniziare. Però bisogna crederci, ecco, crederci in assoluto e penso che la cosa fondamentale sia comunque di coltivare le proprie passioni e far sì che possano veramente diventare una professione. Io ti ringrazio Carlo per ecco, il tuo racconto del Grazie lavoro di telecronista sportivo unito chiaramente alla passione. a te. Grazie a te, grazie infinite per questa opportunità e speriamo naturalmente che adesso si possa cominciare ad uscire da questo tunnel, insomma, a vivere. Stiamo vivendo un po' tutti quanti questi incubi, adesso indipendentemente naturalmente dal calcio, insomma, speriamo veramente che possa andare tutto bene. Grazie ancora. Assolutamente. Grazie. E ringrazio Carlo Zampa, ecco, per averci raccontato il mestiere di telecronista sportivo, anche legato alla sua passione per i colori giallorossi. Ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito lungo questo approfondimento, lungo questa puntata di Sport Academy. Continuate a seguirci sul canale 264 del Digitale Terrestre e sulla nostra applicazione Radio Cusano TV Italia. L'informazione di Radio Cusano TV Italia continua. Thank you.